2014, capitale di un paese che fa continuamente parlare di sé, meta di milioni di turisti. La Repubblica d'Irlanda conta 4 milioni e mezzo di abitanti, praticamente le popolazioni di Roma e Milano messe insieme. E pensare che a Dublino vive un terzo della popolazione irlandese. Fino al 2008, anno del crash economico e finanziario in Europa, l'Irlanda veniva additata come il paese faro per lo straordinario indice di crescita economica. In Irlanda questo fenomeno è stato denominato Celtic Tide, cioè dire la tigre celtica. È stato un periodo di 10 anni durante il quale gli stipendi del settore pubblico e privato sono raddoppiati e in alcuni casi anche triplicati. Ma dopo il 2008 le misure di austerità non hanno risparmiato l'Irlanda, che ha dovuto pagare debiti internazionali di un pesante bailout. In Irlanda ci sono 257.000 disoccupati assistiti dallo Stato, ma il salario medio di coloro che hanno un lavoro, anche oggi dopo i tagli apportati dal governo, è superiore alla media europea. Ma i mali sofferti da molti paesi d'Europa, con la forte sperequazione fra abbienti e meno abbienti, sono anche di casa in Irlanda, dove esiste una buona percentuale di disadattati, senza tetto e poveri. Nei riflessi di un paragone con l'Italia è in atto una situazione paradossale. Mentre si assiste alla fuga di cervelli dall'Italia, molti dei quali approdano in Irlanda trovando adeguato lavoro, si assiste anche alla fuga di giovani cervelli irlandesi che emigrano in America, Canada e Australia, dove trovano lavoro ben remunerato senza tra l'altro problemi di lingua. Passeggiando per il centro di Dublino, ricco di negozi, boutique, ristoranti e coffee bar, si assiste ad un viavai di gente che solo in parte è irlandese o dublinese. Difatti si sentono parlare le lingue più disparate, dalle sudamericane alle orientali, dalle europee alle africane, con una forte predominanza della lingua polacca. Difatti sono circa 150.000 i polacchi residenti in Irlanda. Dublino, la cui popolazione è raddoppiata negli ultimi 50 anni, passando da 600.000 abitanti a 1.200.000 abitanti, è una città cosmopolita a pari di Londra. Ad ingrossare questa popolazione è la presenza di diversi cittadini europei e extracomunitari che vivono e lavorano qui. A spiegarne le ragioni e soprattutto il fatto che fra tutti i paesi europei l'Irlanda è senza dubbio la nazione con il maggior numero di investimenti stranieri. Infatti sono presenti sul territorio irlandese più di 700 società straniere, tra cui molte delle principali multinazionali mondiali. Questo primato è principalmente dovuto alla bassa tassazione sul reddito d'impresa che, unita alla conoscenza della lingua inglese e della manodopera, fa dell'Irlanda un paese molto attraente per il capitale straniero. Dublino è una città che si estende in larghezza più che in altezza, con un'enorme periferia. Si adagia su di una baia nella quale sfocia il fiume Liffey, che demarca il nord dal sud della città. Circondata dal verde che si inerpica fino al mare, Dublino vanta nella sua periferia nord il Phoenix Park, il parco più grande d'Europa, con animali allo stato brado. Ma il verde non manca nel cuore della città. Il parco di St. Stephen, vicino alla trafficatissima zona pedonale di Grafton Street, ne è un esempio. Grafton Street, con una miriade di negozi, è la meta preferita da dublinesi, forestieri e turisti, ed è diventata un teatro all'aperto dove si esibiscono attori e musicisti di ogni tipo. Thank you.
La città è ricca di negozi e centri commerciali. Ma a fianco a quelli che sopravvivono se ne trovano tanti altri chiusi, andati, falliti. Gli alti costi di affitto e dei servizi costringono molti piccoli imprenditori ad abbandonarli. L'aspetto monumentale di Dublino riecheggia i grandi fasti dell'architettura neoclassica. Tra l'altro, le cattedrali più importanti, all'origine protestanti, e molti monumenti nazionali sono eredità lasciate dagli inglesi. Ci sono dei punti storici, ma nessuno dell'importanza di questo particolare punto lungo il fiume Liffey, dove passato e presente dell'Irlanda, di Dublino, si incontrano. In questo punto particolare, lungo le rive del fiume Liffey, si trovano da una parte delle sculture simboliche che rappresentano le tragedie del passato storico dell'Irlanda, dalla grande carestia alla metà del XIX secolo e le forzate emigrazioni. E dall'altra il giorno d'oggi, con la presenza monumentale del pulsante centro finanziario di Dublino. Dublino vanta 4 università, ma quella più prestigiosa e monumentale è il Trinity College, nel cuore georgiano della città, fondata da Elisabetta I nel XVI secolo. Dublino è una città viva, trafficata, con un'alta percentuale di giovani, che la sera si accende come i neon di Las Vegas, specialmente al weekend. Il quartiere di Temple Bar, un po' come quello di Trastevere e Roma, è meta di gente di tutte le età, ceti e nazionalità, che si vuole divertire, negli innumerevoli pub accolti da tanta birra e gruppi di musicisti dalle dita tarlate di nicotina che vi suonano ballate tipiche irlandesi che spesso rievocano atavici sentimenti anti-britannici. È la storia dell'isola che per tre quarti, la Repubblica d'Irlanda, è indipendente dal 1922 dopo 8 secoli di dominio britannico.